Maria. Che devo fare io, Maria? Abbiamo tutti i capelli, forse. Ciao Maria. Benvenuti nel teatro. Che teatro, Fai buone Borsellino nel comune di Limene. Applauso. Benvenuti a tutti gli amici che ci stanno guardando su Telecittà, canale 73. Un ringraziamento allo sponsor della serata, di questa grande serata, che è Ditta BM, Cavalier Marino Benetti, con tutta la grande famiglia. Un applauso. Grande Marino! Numero uno! Se avete bisogno di trasloci, se avete bisogno di traslocare, se avete bisogno... Anche di compagnia è una persona che si presta, insomma. Sì, mi piace mangiare bene. Mi invito a cena, non lo rifiuta. Permettimi, che ci stanno guardando, perché questa sera è il compleanno della sua figlia Jenny, compie gli anni a questo giorno. Auguri, auguri, auguri. Tanti auguri. Questa sera... Come stai? Bene. Tutto bene? Come mi vedi? Ma, insomma, in forma. Tonda. Ma oggi purtroppo è mancato un grande della moda, che è Karl Lagerfeld. Sì? Uno stilista non conoscevo, no. Non l'avrei mai detto. Conosco solo Giorgio. Notizia dell'ultima ora. Conosco Giorgio. Non vorrei sapere chi. Allora signori, questa sera abbiamo una grande serata. Un ringraziamento a tutti voi per essere qui questa sera. Un applauso lo vorrei sentire per il comune di Limena, che ci permette di essere qui. Un applauso in nome dei musicisti dell'orchestra Maurizio Maglio! Ringraziamento al comune di Limena, io non per essere egocentrico, perché sono sempre qua, ho voluto invitare anche un eminente esponente del comune di Limena, che è l'assessore Stefano Tonazzo, che ancora è qui sul palco. Grazie Stefano, buonasera, elegantissimo, vieni qui in mezzo a noi. Non voleva venire sul palco perché fanno solo uscito a cambiarmi, ma non per cattiveria, ma è stato a cantieri fino adesso. Forse avete anche la stessa taglia. Questo siparietto non era previsto, scusate. È la bella da diretta! Bravi! Buonasera, buonasera. Intanto sono felice perché questa sera ho guadagnato una giacchetta nuova con portafoglio incorporato, grazie mille. A proposito di stilisti, vedete che il mio stilista non so come si chiama. Enrico Marchiato. Buonasera, grazie Johnny dell'invito. Io, guardate, oggi ho avuto una giornata, non per ultimo due cittadini mi hanno praticamente correttamente anche ricordato delle cose da fare. Ecco qua, Ecco. Un po' di gelato perché questo è stato sciogliendo. Io volevo salutare, so che i tempi della diretta sono stretti, quindi veramente è un successo incredibile questa iniziativa che ha voluto l'amico Barrichello di ospitare queste serate meravigliose, sempre piene di vita e partecipatissime, sono riuscito a dirlo. La firma per l'avallo di la firma per l'avallo di queste serate è anche di Stefano Tonazzo. Adesso sì. Dite. Non so neanche quanto è la bomba d'arme. Quindi buona serata, buon divertimento, buona musica. Voglio ridarvi a Giada. Stai facendo un bucato. Scusa, no? Vedo che ha una dimestichezza nel piegare gli abiti, sì, veramente da uomo di casa. Stavo guardando, è il sindaco, giusto? È il futuro sindaco. Scusate. Possiamo dirlo senza... ok, no, non si fa campagna elettorale, eh? Assolutamente. E cosa devo dire? Voto Antonio! Buonasera! Grazie Stefano! Rispondatevi! E mutande tighe! Chi si è sintonizzato adesso, ricordiamo che stiamo cantando in teatro non a 9 settimane e mezzo, anche perché per fare sfogliare questi due sono 1 anno e mezzo. Ma scusi, prego, io capisco che lei è magro. Faccio un falso male. Bello. Non sono bello, piaccio. Però
mi permetta, uomo de panza, uomo de sostanza. Grande Rico! Rico! Uomo qua su... Voi non la vedete, ma c'è tutta la prima fila. E dopo vi dico l'altra, nella seconda fase siamo i primi, i miei figli mi stanno volando. Ciao Serena, ciao Margherita. Ciao, signori, a questo punto non abbiamo detto c'è Maurizio Vadeo, però c'è anche un ospite d'onore, sono due grandi cantanti. Questa sera abbiamo anche Matteo Bensi. E poi vi faremo la pulita che è il suono massimo. Ma siete contenti di tutti questi artisti che vi abbiamo portato qua in sala teatro? Sì! Non ho capito, siete contenti, sì o no? Sì! Bravo. Voi siete a 2.0 di nuovo anche? No, infatti ho fatto accendere le luci proprio per me. Stavo aspettando qualcuno che facesse... Allora facciamo... Sai chi ha vinto Sanremo? Di quest'anno? Eh. Io ero rimasto Massimo Ranieri con voce rosse. C'è un brano... Sì, che era partito. Sì. Non stai a far cantare, ma già io di Maurizio mi dà la mano. No, già canta, già ho un po' di lancelli, basta sottofondo comunque. Ci stai facendo perdere audience con che leggeria. Dal teatro di Limena, Falcone e Borsellino, se l'ho ricordato, dirige l'orchestra Tony Bureghini. A parte gli scherzi, lo accogliamo con un grande applauso, una meravigliosa voce, una persona meravigliosa. Signori, per voi Maurizio Medeo! Bye.
saluto con tutte le belle compagnie che sono arrivate da lontano. Bella la luna, andiamo fuori, le belle canzoni che si sì, dica maestro, no, e fate l'applauso ai miei musicisti, bravi, emozionatissimi. Essere arrivato in questo teatro meraviglioso quando me ne è stata data la possibilità, ho detto Maurizio, ma te la senti di fare una serata a teatro così la gente lì che ti ascolta, te che sei bravo anche a raccontare delle baggianate tremende e poi addirittura con la televisione che ti riprende, dico ecco, più tanto che del pubblico che ormai tanti dopo 18 anni di attività li conoscono, ma più che altro nella televisione, quei tempi televisivi, vabbè che qui è tutto dritto, quindi non abbiamo pubblicità, non ci dobbiamo tenere, però insomma il linguaggio che ogni tanto, ma perché mi scappa la parola detta in dialetto, cioè nel mio dialetto emiliano, ma perché quella parolassa che ogni tanto detta simpaticamente mi sfugge, non vorrei fare cosa sgradita a chi a casa che sta guardando la trasmissione. C'è anche da dirne no, che rimane al telecomando e pure non cambia il canale, cioè voglio dire, non è che siano proprio legati come voi invece che sappiate che siete legati qui, il primo che si muove viene linciato e che vi piaccia o no, o sta a mestra o sta a terra flestra. Quindi questa sera spero di essere all'altezza, sì, miei ragazzi, di questa grande serata. Grande! C'è il mio amico Medeo in sala, che è anche Padella, io Padella, ciao ragazzi, poi saluto il Cariano e Elenda, tutte le belle compagnie, poi io come a mano che vi vedo, da una mano su Elia, facciamo un applauso al nostro service Luci che questa sera ci sta dando delle belle mani, guarda di là. C'è anche la cassa integrazione là in alto, sì, avete pagato niente voi là, eh? Strocconi!
Va bene, dai, un po' alla volta vi saluto. 18 anni fa, quando ho cominciato a fare questo prezioso mestiere, avevo la fortuna di avere al mio fianco ancora la mia mamma e la mia nonna. È la prima volta, mai pensavo di arrivare a cantare in un teatro addirittura. È la prima volta, quando le poche volte che è venuta la mia nonna, mi ha sentito cantare in pista la canzone che vi farò, mi ha detto, no, cioè bambino vuol dire nel mio dialetto, quelle canzoni lì ricordati anche quando non ci sarà più, che ti faranno fare tanta strada. E da una parte aveva ragione, perché con il furgon della strada le facciamo veramente tante. Da una parte. E poi dopo sono le canzoni che vanno per la maggiore, perché ormai me ne sono un pochino vestita alla mia maniera. Vi canto Il tuo mondo, omaggiando il mio grande maestro Claudio Villa, e ve la dedico con grande affetto a questo pubblico. Grazie mille. Pensate che Marchiante ha dovuto insistere un minuto, penso, per farmi fare questa serata. Però devo dire che quando siamo nelle sale da ballo, ma perché i ragazzi canta un cantepletto, qui la gente balla e così, ma poi insieme a qui ti viene una tremaria qui in mezzo. No, signore, non guardi, sono limitato a guardare qui.
però davvero è un'emozione diversa, ti dico già, Marchiante sarà già dato letto perché poi lui deve fare anche l'amore, lo fa, pensate che lo fa una volta all'anno, lo fa sempre di martedì, quindi proprio stasera. E ma lo devo ringraziare lui, tutto lo staff, anche c'è, non so se è qui l'amica Patrizia, lo staff di Telecittà, ci stanno riprendendo ragazzi, c'è in televisione, siamo diventati internazionali. Adesso io tutti i telefonini, magari per le cose non capite se parli in dialetto. Non sono mica tedesco, io parlo dialettino. Per le cose moderne lì che ci sono col telefonino. E l'altro giorno c'era la signora, la sbagliava lì per tirare su e giù la, il telefono. Signora, cosa sta facendo? È partito, devo guardare la, mio figlio che ha fatto un concorso, la tirare su e giù lo schermo, immaginate come era. E allora adesso con tutte quelle tecnologie lì ci guardano anche quando sono là nel... cioè chi... c'è chi guarda la televisione, in un attimo c'hai una... zac, vai dentro là, attacca il ballerino, intanto che se l'hai nel bel mezzo. Tu puoi vedere il Medeo che canta, potresti anche essere stimolato. E devo dire che veramente adesso siamo con queste tecnologie, siamo dappertutto. Sei bella, questa è una canzone che dedico alle mie donne. Perché quando il sesso maschile si avvicina una donna, la fa ir doom, bravissima, vedo che siete tutti istruiti, eh? Ecco, quando sono a posto loro, siamo a posto anche noi. Allora questa sera canterò tanti classici, canterò le mie canzoni che mi hanno caratterizzato per la maggiore, ma ogni tanto vi faccio ascoltare anche le mie, che ho nei miei dischi, poi dopo a fine serata verrò vicino a voi a toccare le pelate, le dentiere, a toccare tutto quello che possiamo. E ci sono anche i miei dischi nuovi che con Rabaci, con tante canzoni come vi faccio ascoltare. Sei bella, questa fa parte dei nostri video, ci arriviamo fresco, primo del libro solare, via. Un salutare alle edizioni di Giù Music, Casanova Casanova, un abbraccio che ci stanno seguendo da casa. Ascolta le parole di chi ti ama tanto, ascolta le parole. Bella, quando sei un po' incrociata.
grande. Bravo! Bellissime, siete bellissime. Perché chi è se non diciamo così, chi è che ci fa le tagliatelle domani? Insomma, allora bisogna coccolarle, dargli una carezza, tornare un pochino a quelli che erano i valori di una volta, perché è un bacino, un fiore, 100 euro. Il gourmet, ecco, 100 euro il gourmet. Beh, dicevo, le nostre canzoni, poi ci sono un pochino i cavalli di battaglia che si è fatta sentire noi cantanti, ma le mia, Noemia, no, ferma, è mia, l'ho messa nel disco, insomma è di tutti. La canzone è molto bella, che voi mi richiedete sempre per chiudere la prima parte, perché ho una scena alla Madonna. Si può dire la Madonna in televisione? Sì, mi ha detto niente di male. E poi dopo non mi frega niente, io dopo quando mi scaldo vado avanti con un treno. Ragazzi, voi siete il nostro universo. Vi auguro almeno 280 anni ancora di stare bene così come state, perché una volta che siete spariti voi, a noi c'è tutta la bagnata. Oh.
piedi, ce li dico. L'universo per te. Sei pronto? Signori, vi presento i miei collaboratori di questa grande serata. Adesso mi ricordo più i nomi, aspetta che c'ho il dopo qua. Uno lo conoscete già, si chiama Enrico Marchiante, l'altro si chiama Jody Barrichello, sono due persone fantastiche. Dove siete? Barrichello si chiama. Buonasera. Lui è l'assessore. Buonasera, qui siamo poveretti, non abbiamo quella la fortuna di fare tanti soldi, però se voi ci promettete vi daremo il voto sicuramente per portare avanti quelle che sono. Ma prego. Nascondi una porta aperta, quindi. Mi hai dato un nome addirittura americano e ho dato una pronuncia mica emiliana. Sì. Non ti funziona il microfono, per fortuna. La prima buona notizia della. Maurizio, grazie. Siete. Come state? Grande! Grande! Un numero uno! Nostro Renato. Bravo Maurizio! E soprattutto ha sempre ragione, quindi sposo quello. È anche la prima volta che vengo a riprenderti, sono felice! È vero, perché questo signore qui lo vedo sempre su quei bagagli che ho detto prima, su Facebook i bagagli, e sento sempre che va a trovare i miei colleghi. E allora ho detto, ma guarda questo qua, no, non viene mica mai a ascoltare me. E invece adesso non lo posso più dire. Ti chiami Renato? Renato Silvio! Si è fatto un ballo mascherato. No, dopo mi dirò quella storia lì che mi è successa. Va bene, grazie Renato e grazie a tutti che siete giù. Grazie a te! Grazie Maurizio. Devi chiedergli dei consigli di stile sui capelli? Io a 8 anni avevo gli stessi capelli. Poi mi sono stancato di averli così e li ho cambiati. Quando avrò voglia di riaverli così, basta andare dal mio amico Cesare. Cesare ragazzi. Beh, male con l'applauso questa volta. Grande amico! Speriamo sia il prossimo sponsor delle serate. Ah, mai che mai. Signori, avete sentito che voce che ha Maurizio Medeo? Grandiosa! Lui mi ha detto, ma tu vuoi che venga in teatro? Non è che sei geloso che io venga a cantare perché poi... Ah, io ho detto, guarda, la mia gelosia di cantante, anzi... ci fossero cantanti che cantano così nel mondo del ballo. Anzi, un consiglio che posso dare al pubblico è di sostenere i cantanti veri. Ho già avuto denunce, vabbè. Signori, una più, io te ormai. Di solito arrivano le ceste dai fornitori a Natale, dai ceste dell'avvocato, sei il mio eroe, grazie. Ti chiesto qua, è l'avvocato. Ah, questo spiega molte cose. Adesso capisco perché ho la macchina sempre rigata. Pensavo fosse una carrozzina gessata, invece è proprio no. No, gioco una dama sopra il mio cofano. Signori, io mi congedo assieme a mio amico Maurizio. Devi dire qualcosa? Beh, esca. Solito tatto di Enrico Marchiante. Un grande applauso per Maurizio Medeo! Grande Maurizio! È un amico. Bene, lo chiamiamo qui. È il tuo microfono che dà fastidio. Non sono io. Non abbiamo salutato una persona che manca questa sera.
la legge sulla privacy non dovrei dire che ha letto con influenza, ma ha letto con influenza la nostra Patrizia Vassallo. Auguroni! Ciao Patrizia, ci manchi. Ciao Patti. Nonché nostro editor. Mi raccomando, torna per fine mese, grazie. Quando il gatto non c'è, i topi vanno. No, no, più per... il formato? Sì. Ah, te la paga. No, ciao Patti, tipo... Mi ricordo l'ufficio del mega presidente di Fantozzi che aveva l'inginocchiatoio per parlare. Mi dica pure. So che ti manco già. È il momento di chiamare. È lui o non è lui? Certo che è lui. Signori, con il vostro applauso. Usa pure l'italiano. Purtroppo. Signori, con il vostro applauso. Abbiamo qui questa sera al Teatro di Libera, Borsellino e Falcone, Matteo Bensi! Grande Matteo! Grande! Ciao Matteo! Buonasera e benvenuto! Io devo stare qua! No. Vuoi problemi tecnici sono anche piacevoli in questo caso. Come stai Matteo? Molto bene, buonasera a tutti, grazie dell'accoglienza. Grande Matteo! Noto Matteo che hai una bellissima giacca. Scusa, la fanno anche da uomo? Credo che hai marchiante. Credetemi, me l'ha regalata mia suocera, cosa che devo fare? Allora, quando regala la sua buddismo e l'assegnazione. Facciamo un microfono in tre, tipo Paolo della Chiesa. Che ne sai come un campo di grano? Poesia di un amore profano. Che ne sai? meglio che... Abbiamo studiato Mahmood stasera, perché sapevo che... No, ti prego, è come profanare questo teatro. No, dopo Maurizio Meteo. Però l'ho dedicata a mia moglie quando ha vinto. Quando voglio dire. Volevo solo soldi. Sempre la tua grande sensibilità. Ciao amore! Ascolta Matteo, volevo fare una cosa che non ho mai fatto. Se mi danno un po' di luce in sala, ci sono delle persone che volevano salutarti. Certo. Non sono un grande sportivo, ma due passi li faccio in fondo. E il dottor Marghiante, se mi regge la cartellina. Buonasera a tutti comunque! Grande Matteo! Grande numero uno! Speriamo che le telecamere riescano a seguirmi. Sia fatta la luce. Eccoli qua. Prego. Saluto la signora. Qua abbiamo la curva su. Buonasera. Abbiamo la curva sud del teatro Falcone Borsellino. Vedo. Fra l'altro un teatro fantastico, ma che dà un'aria di casa meravigliosa. Io mi sento veramente in famiglia, davvero tutti voi. Grazie. Matteo, la signora voleva darti un bacio. Sì, adesso vuole venire subito. No, siccome non vuole venire fino là, lo faccio dare a me e poi lo do. Bene, signora, facciamo così, da lui non lo prendo. Arrivo! Promesso! Quanti amici che vedo, buonasera! Adriano! Renato! Grande! Ma scusa, mi scusi. La barba fa. Speriamo pure. Atmosfera. Tra l'altro l'ingresso col sottofondo di Costanzo è fantastico. Vero? Ho dovuto fare una lia io questa sera, non ci eravamo messi d'accordo. Lo sei mio. Sui ruoli. Butto via. No, lo passo di qua. Qua. Questa sera canta Mauri. Un po' difficile che da Roma ti sentano se non parli col microfono perché siamo anche in diretta. Questa sera avremo il piacere di ascoltare la prima parte
Iniziamo con la prima canzone, poi ve lo lasciamo tutto qui per un'ora e mezza. Sei pronto, Matteo? Prontissimo. Lo so. Cosa ci fai ascoltare? È una canzone che secondo me qualcuno di voi si ricorda, si intitola Occhi Neri. Bella! Grazie, Matteo! Anche il mio direttore di banca, Occhi Neri. Io col mio sono parente da un pezzo, quindi non so. Sì. Una sera faremo teatro io e qua, Pippo. Comunque sono fantastici, sembrano greci o gli echetti, è vero o no? Facciamogli un applauso. Grande Rico, ciao a me! Grande Gianni. Gianni Barricavo, non l'avevo mai sentito questa sera. Signori, questa sera è il grande Gianni Barricavo. Sembrava una trasmissione internazionale. Volete, se volete posso fare pizzule? Scusate, mi nascondo, scusate, attenzione. Attenzione alla vostra destra, Gianni Barricavo ed Enrico Marchiante! Signori, buon divertimento con Matteo Bensi, Occhi Neri! Grazie a tutti! Ma potrò
ragazzi. È un gran piacere essere qui, voglio cogliere l'occasione per ringraziare intanto tutti voi, come ho detto prima, per la fantastica accoglienza che mi avete riservato. Soprattutto voglio ringraziare Enrico Marchiante, ringrazio Maurizio Medeo e tutti i ragazzi dell'orchestra. Vorrei sentire un bel applauso perché prima non si è sentito. Ringrazio Telecittà, gli amici che sono a casa e ci guardano, soprattutto gli amici collegati su Facebook, perché come ha detto Maurizio ormai con questi telefonini arriviamo dappertutto, è vero o no? Allora io vorrei dedicarvi una canzone particolare, perché con questo brano, per poco più di 5 anni, abbiamo aperto i concerti dell'orchestra che io dovrò ringraziare per il resto della mia vita, perché comunque secondo me dire grazie costa pochissimo, dura un secondo, ma grazie secondo me è la cosa più bella del mondo. Io, se tutti quanti voi mi conoscete, grazie all'orchestra da tutti. Grande Matteo! Sì. Ciao Matteo! Sì. Salutiamo Gianmarco! Con loro abbiamo intrapreso veramente un cammino fantastico, cioè io ho intrapreso con loro, che loro duravano, c'erano già da 40 anni, e abbiamo deciso così puntualmente di cantare una canzone, riprendere una canzone che conoscete tutti quanti, vorrei sentirvi proprio cantare insieme a me. Si intitola Bugiardo Amore. La dedico a tutti voi. Prego ragazzi. Grande Matteo! Oh!